vaccini in regione, in maniera precisa al palazzo di Crelli, la sede del consiglio regionale. È un onore per tanti motivi. Il primo motivo riguarda ovviamente il mio assessorato, riguarda il fatto che è l'occasione questa per promuovere attività sportive, per promuovere lo sport soprattutto a livello di dei piccoli. Stiamo parlando di un torneo che riguarda la categoria più cini, quindi bambini di 8, 9, 10 anni, e l'occasione questa per farli giocare, farli stare insieme, farli partecipare anche insieme a squadre che magari in altre occasioni non avrebbero potuto neanche conoscere. Quindi è un'occasione questa per promozione dello sport assolutamente fondamentale. Un'occasione anche di memoria, di ricordo, per tenere vivo il pensiero di un ragazzo che purtroppo non c'è più, e io vorrei cogliere questa occasione appunto per lanciare un messaggio, ovvero il messaggio dello sport che deve essere visto per non solo come attività fisica, non solo per senso di comunità, non solo per integrazione sociale, ma lo sport inteso come scopo ultimo per combattere qualsiasi tipo di violenza. Lo sport purtroppo è ancora vissuto con troppo calore, diciamo così, da parte dei tifosi. Non sono strani da noi fatti anche di bullismo o fatti di violenza sugli spalti o all'interno dei campi sportivi. Ecco, lo sport deve essere invece tutt'altro. Lo sport deve essere in grado di trasmettere determinati valori come libertà, rispetto, rispetto delle regole, rispetto dell'avversario, rispetto di se stessi, conoscenza anche del valore etico che esso trasmette, e fin da piccoli bisogna insegnare questi valori legati allo sport, in modo tale che tutti i ragazzi possano crescere con dei sani valori e dei sani principi. E questo torneo e anche quello che fa l'associazione sono una goccia nel mare sicuramente, ma è quella goccia che permette a tutti quanti di far capire qual è il reale senso dello sport. Non solo divertimento, non solo unione, ma anche rispetto delle regole, affinché nessun tipo di violenza venga messa in pratica. Quindi io vi ringrazio per l'invito, vi ringrazio per aver scelto questa come sede per la conferenza stampa. La mia disponibilità è assolutamente massima. Auguro a tutti i ragazzi, vedo qualche rappresentanza, ovviamente di divertirvi, di giocare in maniera onesta, in maniera pulita, di fare tante amicizie, tante conoscenze, e ovviamente in bocca al lupo. Grazie.